Siamo il 26 ottobre a Napoli, alla stazione marittima, perché la questione è complicata, nel senso che effettivamente fate bene a essere in allarme, in agitazione, perché le notizie, si sente comunque, sì, le notizie che sento non sono rassicuranti. Io innanzitutto tengo a dirci, come ho detto l'altro giorno ai vostri colleghi dell'Ansaldo Breda, che io credo in questo impegno che sto mettendo. Ci credo non solo da sindaco di Napoli, e sarebbe doveroso, quindi anche se non ci credesse, perché un sindaco comunque si deve spendere, ci credo. Cioè credo che è una battaglia che va fatta per una serie di motivi. Per le ragioni che dicevi tu prima, che io conosco da tempo, questa è una delle migliori aziende del nostro paese, di Napoli. E che è fondamentale che Napoli difenda queste aziende. Io posso comprendere tutte le ragioni delle proprietà, delle congiunture internazionali, però mi lasciano un po' perplessi, perché chi parla di queste congiunture sono le stesse persone che fino a qualche mese fa dicevano che la crisi economico-finanziaria nel mondo non c'era, e men che mai in Italia, perché anzi in Italia andava tutto bene. Si parla di un'azienda, la Finmeccanica, che comunque è stata attraversata da scandali molto gravi e che oggi decide, che francamente mi lascia anche questo molto perplesso, ma lo capisco, di puntare più sul militare e meno sul civile, e quindi di spostare e di intervenire proprio sulle realtà invece migliori, in un momento storico dove tra l'altro le commesse di dare all'estero sul civile, sulla metropolitana, sul ferro, sulle alta tecnologia di segnaletica e automazione sono in aumento. Quindi c'è qualcosa che non va. Non va e non mi convince, così come non mi rassicurano, perché poi io ascolto, vengo anche sopra, sono stato con gli amministratori e con molta cortesia mi hanno illustrato le loro posizioni. Insomma, non mi convince l'idea della vendita a una società estera così, perché io stento a credere che chi compra poi mantenga un investimento nel nostro paese. Fiat ha già deciso da tempo di andare negli Stati Uniti, mantiene qualcosa perché c'è una forte pressione sociale, una forte pressione politica, ma le scelte sono già altrove. Allora io credo che noi dobbiamo mantenere quello che funziona e che va bene nel nostro paese e difendere il lavoro. Io credo che questa è una battaglia che si può fare, perché se si vedono i numeri del bilancio della vostra società, gli investimenti sono buoni, sono ottimi. Quindi non parliamo di un'azienda dove dobbiamo andare a Roma, aprire un tavolo e chiedere soldi per l'assistenza, per il mantenimento. Si tratta semplicemente di garantire le condizioni perché questa azienda possa continuare a operare a livello nazionale e a livello internazionale. E a mio avviso ci sono, certo, mi si dice che ci stanno i colossi cinesi, i colossi americani, però io credo che soprattutto nel settore dove insistete voi è molto importante l'alta professionalità, e l'alta professionalità non è detto che sia necessariamente nelle grandissime aziende, anzi anche una grande azienda, che non è un colosso, ma una grande azienda a grande storia. Poi la voglio difendere, perché a me colpisce molto la storia di Ansaldo, perché Ansaldo è la storia di questa città, la storia di lavoratori che vengono da generazioni di operai e di impiegati, perché ho visto un sacco di giovani, li vedo oggi, li ho visti in campagna elettorale, li ho visti l'altro giorno. Allora io credo che è una grande battaglia per il lavoro. Insomma, io credo che un paese che ha sperperato fiumi di denaro in questi anni non penso che debba far pagare un momento di crisi ai lavoratori, e in particolare ai lavoratori delle aziende che vanno bene. E poi sono convinto che margini per una vittoria ce ne sono, perché sono assolutamente convinto, e qua assumo una posizione politica, l'ho espresso anche nei giorni scorsi, giorno dopo giorno mi convinco sempre di più, che a fronte sono scelte politiche e di interessi economico-finanziari. Cioè io credo che ci sia una volontà precisa di impedire che il Mezzogiorno, anche attraverso il lavoro, e quindi soprattutto in questa città, possa cambiare gli equilibri economici e politici di questo paese. Oggi in un momento di crisi, chi comanda è la Lega all'interno del governo, e Confindustria e Trazione Nord in Confindustria.
se magari ci fosse stato un altro periodo non si arrivava a queste tensioni. Ma oggi, dovendo decidere, loro devono fare una scelta, hanno deciso di spostare. Allora questo non va bene, ma non faccio una questione di campanilismo. Qualcuno pensa che il sindaco di Napoli si sta impegnando perché può fare battaglia contro Genova, contro Pistoia, assolutamente. Chi mi conosce sa che io faccio le battaglie per il lavoro a Pistoia come a Napoli, a Reggio Calabria come a Milano, ma perché credo che sia importante che se noi affossiamo Napoli, io questo l'ho detto proprio molto chiaramente, se si decide di affondare Napoli se ne crolla più paese, perché questo paese senza Napoli e senza il Mezzogiorno non ha unità e non ha sviluppo, e soprattutto qui se crolla il lavoro crolla un argine democratico fondamentale. Già è una città che si tiene più sapo come si tiene, cioè che stiamo con tensioni sociali quotidiane, dove anzi cercare di dare uno sbocco politico e democratico a tutte le tensioni, uno dovrebbe avere una medaglia ogni giorno perché si tiene in mano una situazione che può esplodere. Io credo che noi dobbiamo avanzare una richiesta molto forte, che ci sono i margini economico, finanziari e politici perché questa in particolare, ma anche altre aziende, dico questa in particolare non perché sto qua, perché ho letto carte, ho letto bilancio, ho letto investimenti, ho letto prospettive, sì, di un'azienda sana. Anche altre sono sane, ma questa in particolare. Allora noi dobbiamo fare adesso, secondo me, una battaglia di unità, cercando di mettere attorno al tavolo le forze politiche, ci stanno, non è che le può, un po' le può anche tirare nella giacchetta, io un po' appunto sto tirando nella giacchetta, vediamo se si fa tirare, però sicuramente chi ci mette la faccia, alcuni ce la metteranno, io ce la metto volentieri, e cercando di unire le forze del lavoro, senza creare contrapposizioni inutili, francamente, che pure sto sentendo in questi giorni, quello sì, quello no, una battaglia per il lavoro, non ne dobbiamo fare tra l'altro, perché ce lo impone la Costituzione Repubblicana, cioè qui l'hanno fatta Costituzione sul sangue della resistenza, hanno scritto al primo articolo di una Repubblica Democratica che si fonda sul lavoro, quindi fare una battaglia per il lavoro non è una battaglia per questo partito, per quel sindacato, per quell'altra parrocchia, perché riguarda tutti e soprattutto riguarda il futuro della nostra città. In questa città se perde i giovani, se perde il lavoro, se perde gli investimenti, se perde le fabbriche che funzionano, in questa città non ci rimane più nessuno, ci rimarrà la camorra e chi se l'è voluta mangiare e se l'è mangiata in questi anni. Siccome io non lo voglio, perché è il motivo, io sapevo benissimo di andare a governare una città in condizioni drammatiche, ma l'ho fatto proprio per questo, perché la città c'è e deve rimanere, così come devono rimanere le aziende sane. Io sono convinto che se la battaglia la conduciamo bene, con energie e con contenuti, in questo momento soprattutto, dove dall'altra parte abbiamo il nulla, abbiamo un governo che si fonda sulle limousine di Berlusconi e Scilipoti e queste cose qua, io credo che noi abbiamo la forza per poter andare a dire la nostra e far capire, come ha detto il Presidente della Repubblica, che senza Napoli e senza il Mezzogiorno non si può avere sviluppo e non si ha unità d'Italia. Quindi noi oggi facciamo, nel difendere Ansaldo, difendere Alta come Ansaldo, facciamo anche una grande battaglia democratica, come ha sempre fatto nella storia la politica migliore, la classe operaia e il mondo del lavoro. Quindi mi auguro che il 26 una bella manifestazione forte e chiara ci saremo, ognuno possa dire la sua, perché poi le idee migliori vengono dal confronto, perché anche io ho dovuto imparare, ho dovuto ascoltare, non è che sono un tuttologo, però mi butto dentro, quindi mi aspetto contributi importanti che ci rafforzano in questa battaglia comune. Grazie.